Apriamo subito con un tema importante, divisivo, il tema del fine vita che torna in primo piano dopo il primo parere del Comitato Nazionale di Bioetica sul suicidio assistito, sollecitato dalla Consulta dopo il caso, lo ricorderete, di Marco Cappato che accompagnò DJ Fabo in Svizzera per assisterlo fino agli ultimi istanti di vita. Un parere passato con voto non unanime e con il no della componente cattolica. L'eutanasia è una cosa, il suicidio assistito un'altra, e non si configura come un omicidio dato che è l'interessato a compiere l'ultimo atto grazie alla determinante collaborazione di un terzo. Insomma, per il Comitato di Bioetica due i principi rilevanti: da un lato la salvaguardia della vita umana, dall'altro l'autonomia e l'autodeterminazione del soggetto. Ne parliamo con Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni, buongiorno, grazie per averci raggiunti, e con Alberto Gambino, presidente dell'Associazione Scienza e Vita. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, Filomena Gallo, parto da lei, dalla vostra associazione, come è stato così preso questo parere, perché è un parere del Comitato Bioetico? Ma è un parere che va sicuramente nella strada di quello che chiedono i cittadini, la possibilità di poter scegliere e di poter decidere sul proprio fine vita per poter mettere fine alle proprie sofferenze. E con Marco Cappato è stata fatta una grande disobbedienza civile aiutando DJ Fabiano Antoniani. E il Parlamento è stato fermo in questi 10 mesi e la Corte Costituzionale aveva dato 11 mesi di tempo affinché ci fosse una buona norma che tutela tutti, sia chi vorrà accedere a queste scelte, sia chi non lo vorrà mai fare. Oggi i cittadini italiani aspettano almeno la decisione della Corte Costituzionale il 24 settembre. Gambino, il mondo cattolico è allarmato? Dunque, io riterrei riduttivo parlare di mondo cattolico. Qui c'è un tema di servizio sanitario, di universalità delle nostre strutture sanitarie e quindi l'innesto forzoso all'interno dei nostri ospedali di una procedura che porta a un'iniezione letale, perché di questo stiamo parlando, è qualcosa davvero di devastante, perché significa che in una fragilità di un paziente che, come quando noi siamo malati, non abbiamo nessuna lucidità e comunque siamo emotivamente molto compresi in quella vicenda, a un certo punto si apre il varco della possibilità di interrompere la propria vita attraverso una procedura eutanasica. Questo lo ritengo davvero in contrasto con la filosofia del nostro sistema sanitario. Gallo, sta dicendo Gambino, occhio che quando meno te l'aspetti, quando sei lì che non capisci, ti ammazzano. Perché questo è il messaggio che sta facendo passare. Ma non è così, non è assolutissimamente così. Sta facendo passare questo messaggio lei. Sto facendo passare un passaggio di attenzione a non parlare in astratto, ma di andare in concreto, di andare nel concreto nel nostro sistema sanitario. Abbiamo, quindi non è un discorso filosofico. Abbiamo la legge sulle disposizioni anticipate di volontà che consentono al paziente di dichiarare quali sono i trattamenti che non vorrà mai. A cui non vorrà mai essere sottoposto. Quindi c'è anche un'alleanza medico-paziente, non devono essere perpetrati trattamenti che determinano accanimento terapeutico. Da un lato abbiamo queste scelte e poi ci sono i malati con patologie irreversibili, malati terminali, con malattie irreversibili anche, con gravi sofferenze, che vorrebbero scegliere non le cure palliative, ma un farmaco letale. Oggi sono costretti ad andare all'estero e vorrebbero farlo in Italia, nel proprio ambiente, con i propri cari. Si lasci interrompere, signora, la prego. Ma interrompetevi ogni tanto. Il tema non è l'accanimento terapeutico, chiariamoci subito. Qui non siamo davanti a quelle vicende dove è doveroso interrompere la terapia. Non è i casi di accanimento terapeutico, e quindi quando c'è una sofferenza insostenibile, un presidio sanitario in atto, è una malattia incurabile, inguaribile, dove ci si trova davanti al cosiddetto accanimento terapeutico. Non è questo il tema.
Qui siamo davanti a una determinazione cosiddetta libera, la quale, ripeto, è tutta da vedere che sia davvero libera in quelle condizioni, dentro un sistema assistenziale che ha fatto in Italia della solidarietà, cioè della possibilità di curare l'altro fino all'ultimo momento, attraverso la palliazione, attraverso la cura, attraverso l'accudimento, attraverso il sostegno, tutti i nostri pazienti, davanti a dei casi radicali, estremi, che ci sono, che vanno in Svizzera, ce ne sono decine di migliaia. Vabbè, insomma, nelle nostre strutture, il problema è che non hanno a che fare con questa vicenda. Sul fine vita e quindi su quello per il Parlamento. Per scelte diverse di comunque fine vita. Sia, esatto, sì, per scelte diverse, però siamo ancora che in devono alto essere mare, accertate, mi pare di capire. Che devono essere valutate, altrimenti in assenza di una legge tutto ciò che è fuori dai parametri sì, però di tutela mi perdoni, di un legge malato c'è, la legge è stata non fatta viene due controllato. Anni fa. La legge esiste in Italia, è stata la fatta due anni fa. La legge sul fine vita? Ma non è una legge che consente beh, certo, la voi volevate la legge di un sull'eutanasia, farmaco letale, però il vietato. Parlamento italiano, mi perdoni, il Parlamento italiano due anni fa, appena due anni fa, ha fatto una legge sul cosiddetto fine vita, ha trovato un equilibrio, una mediazione, i radicali legge. Volevano l'eutanasia, invece il Parlamento italiano è andato verso un'altra strada. Adesso che all'improvviso, partendo da un caso estremo, rispettabile, tutto quello che volete, si arrivi fino alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale che sono 15 giudici nominati, con tutto il rispetto per la Corte, si sostituisca al Parlamento in un tema così sono delicato. Sono i giudici delle leggi, siamo veramente... hanno chiesto al Parlamento di legiferare. Sì, ma lei sa che la Corte ci Costituzionale non chiede al Parlamento, la Corte settembre. Costituzionale interviene per dire se una legge è costituzionale o no. Invece comunque, in questo caso... al Comitato di Bioetica sì. Che ha dato comunque sia un ecco, un, lì magari un vorrei un attimo rettificare, perché qui l'informazione pure non sempre è corretta. Non è che c'è stato un Comitato di Bioetica che è favorevole... Da parte di chi non è corretta, mi scusi, da perché... parte, per esempio, di alcuni quotidiani che prima ancora che venisse pubblicato sul sito del Comitato Nazionale di Bioetica hanno intervistato esponenti di quel comitato per far passare l'idea che il comitato abbia dato sì al suicidio assistito. No, sì, sono però, 13 a 13, se si legge posso quel... Permettermi una, posso permettermi una cosa? Qui credo ci sia una via di mezzo tra le vostre posizioni. Lei, Gambino, sta dicendo a casa, occhio, che vi possono e vi vogliono ammazzare quando... Sì. Quando io dicevo sul comitato di bioetica no, io dicevo che di l'informazione lei, deve essere data bene. Ma infatti noi siamo qui per correggere esatto. L'informazione. L'informazione è una... non è che esatto. Il comitato di bioetica... Prima il comitato di bioetica non è un organo che decide. Lei sta dicendo decide. Occhio che vi possono ammazzare quando vogliono, che no, non no, ve io ne non accorgete. Dico... E lei... No, dico quello che passa a casa, non quello che dice sì, testualmente certo. Lei. E lei invece sta dicendo... occhio perché vi tengono lì che siete disperati, sofferenti, non vi rendete conto e vi tengono in vita per forza. E a casa capiscono sta roba qua. Una via di mezzo tra voi due, quale può essere? Beh, la via di mezzo può essere delle buone norme che vadano a rispettare la volontà delle persone che scelgono di non soffrire più con l'assunzione di un farmaco letale, allora, se la via di mezzo può essere quella con patologie di verificare, con gravi la via di mezzo sofferenze. Può essere quella di verificare che in quei casi estremi, come quella della vicenda degli DJ Fabbo, siamo davanti a un reato che si chiama suicidio assistito, l'articolo 580. Allora lì si può lavorare su quell'articolo per vedere di modulare diversamente la pena, la sanzione, perché certamente sono situazioni diverse da chi si sta per buttare da un ponte e qualcuno lo incita e quindi ma diventa suicidio assistito. Il però è, siamo, legalizzare... è circoscritta quella vicenda, questa, perché altrimenti noi... Da una legge fatta del Parlamento, all'improvviso, dopo due anni, se ne fa un'altra. Questo è davvero irrazionale. Si parte da un caso molto concreto, che è quello del DJ Fabbo. Quel caso ha portato a incriminare Marco Cappato per il reato dell'articolo 580, cioè il suicidio, l'aiuto al suicidio, e la Corte Costituzionale ha detto un momento, vediamo se si applica davvero a questo caso, e ha invitato il Parlamento a legiferare sul punto. Di questo noi stiamo parlando, quindi no, non siamo dentro l'eutanasia, l'apertura. C'è un vuoto normativo di tutela. C'è un vuoto normativo rispetto a quel singolo caso, quindi non stiamo parlando qui di pazienti che chiedono, si ritrovano nelle corsie d'ospedale. No, stiamo parlando di un caso molto concreto, estremo, ripeto, e su quello si è costruito tutto un iter giudiziale fino alla Corte Costituzionale. Facciamo attenzione che le leggi non agiscono per i casi concreti, le leggi agiscono per tutta la collettività e quindi se si parte da un caso estremo e se ne fa una norma generale, questo ritengo sia devastante nel nostro sistema sanitario che invece è orientato alla cura e non all'interruzione I della vita dei pazienti. Chiedono di poter scegliere, di avere garanzie. La Corte Costituzionale ha evidenziato che per quel caso,
quindi per tutti i cittadini che sono in quelle condizioni, c'è una compressione delle proprie libertà, perché non possono scegliere, devono andare all'estero per poter fare qualcosa che potrebbero fare in Italia. Allora, noi la notizia l'abbiamo data, abbiamo dato conto delle vostre diverse posizioni. Auguri alle battaglie di entrambi, auguri ad Alberto Gambino di Scienza e Vita e auguri a Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni. Si tornerà a parlarne sicuramente. Allora,